Aperto questa mattina il cantiere per il restauro delle torri del Carmine di Via Nuova Marina e per la riqualificazione della zona circostante. Sarà delimitata l'area delle due torri aragonesi e del settecentesco Guado del Carmine per indagare anzitutto lo stato di conservazione dei monumenti e le condizioni di staticità. Verrà quindi redatto un progetto integrato che comprenderà anche il restauro della fontana della Marinella, semidistrutta e adoperata come sversatoio, la bonifica delle superfici e dei fossati, oggi intasati di rifiuti, e il recupero delle aree verdi. Ci hanno dato una mano, un forte supporto sia alla direzione welfare che le forze dell'ordine, quindi sono intervenite polizia, carabinieri, vigili urbani, perché l'area è occupata praticamente da tossicodipendenti in gran misura e anche da alcuni senza tetto che qui risiedono in maniera quasi pressoché stabile anche per la presenza della vicina mensa della Caritas. Inizieremo innanzitutto a delimitare le aree di cantiere, quindi a bonificare e a pulire, diciamo, le aree all'interno delle quali sono ubicate sia la Torre Spinella che la Torre Bravo. Quindi poi dopo si passerà all'allestimento dei ponteggi per poter fare il rilievo architettonico e dei degradi alle due torri. Questo è l'intervento chiaramente di maggior impegno, di maggior respiro, anche perché non si tratterà, come ha detto l'architetto Morvillo, solamente di un restauro dei manufatti, ma è anche proprio una riqualificazione di un pezzo di città. Il progetto fa parte dell'iniziativa Monumentando, con cui sono già stati recuperati altri monumenti come la Fontana del Carciofo e la Fontana Spina Corona. Il comune manterrà la supervisione dei lavori, mentre una ditta privata sosterrà l'intera spesa per il restauro e la riqualificazione in cambio dell'esposizione di pannelli pubblicitari. In questo modo tutta l'operazione di recupero sarà a spesa zero per il comune.